Ben ritrovati amici di Gidda News. Caro Renzi, non voglio la tua elemosina. Così la prof Mary Lofiego inizia la sua lettera decidendo di restituire il bonus di 500 euro. L'insegnante invita il premier a comprare due manuali che spiegano come rinnovare il contratto nazionale del comparto scuola e come retribuire i docenti precari senza stipendio da settembre. In Europa si registra una crescita degli stipendi che in Italia non avviene e il ministro Madia dichiara che gli stipendi verranno aumentati solo ad una parte di dipendenti che lavorano nella pubblica amministrazione. Mentre il rapporto Istat sull'andamento percentuale della retribuzione nel periodo settembre 2014-settembre 2015 sottolinea come il settore privato sia cresciuto dell'1,8%, mentre quello della pubblica amministrazione è rimasto fermo allo 0%. La manovra finanziaria del governo non sembra avviata a risolvere la questione stipendiale della scuola, anzi, i cosiddetti criteri meritocratici faranno risparmiare 1,5 miliardi a fronte di 500 milioni spesi per il rinnovo dei contratti, come sottolinea Lucio Ficarra in un articolo di Tecnica della Scuola. Per questo motivo Gilda e gli altri sindacati scenderanno in piazza ancora una volta il 28 novembre per ribadire con forza un rinnovo dignitoso del contratto. La linea Giuseppina Gagliardo da Aversa. Ci troviamo al liceo scientifico Enrico Fermi di Aversa, in provincia di Caserta, dove il coordinatore nazionale della Gilda, Rino Di Meglio, partecipa ad un'assemblea provinciale indetta dalla Gilda di Caserta. L'articolo 72 della Costituzione dice che una legge deve essere approvato dal Parlamento articolo per articolo. Qui è stato fatto un atto di violenza, guardate, lo dico senza peli sulla lingua, quello stesso partito che quando era all'opposizione gridava contro il governo Berlusconi e diceva la scuola non appartiene a un partito, la scuola è di tutti, quelli di destra, di sinistra, di centro, questo stesso partito ha fatto violenza in Parlamento, non ha permesso di non ha permesso di votare la legge come previsto nella Costituzione articolo per articolo. Di Meglio ha anticipato che fra qualche mese sarà pronto il referendum. Al momento, infatti, stimati giuristi stanno preparando i quesiti referendari. Parteciperà invece alla manifestazione che si svolgerà a Roma il 28 novembre per chiedere il rinnovo del contratto e la modifica della riforma. L'assemblea, moderata dal professor Cesario Oliva, ha partecipato con vivo interesse. Da Caserta è tutto, vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi servizi di Gilda TV. Arrivederci da Giuseppina Gagliardo. Grazie Giuseppina per i chiarimenti. La Gilda chiede anche un incontro al MIUR per esigere il pagamento degli stipendi per tutti quei precari che hanno iniziato le supplenze da settembre. A distanza di 7 mesi non sono ancora stati resi noti i risultati delle elezioni RSU. Secondo indiscrezioni però la Gilda sarebbe cresciuta dell'1,21%, confermando il diritto ad essere uno dei 5 sindacati rappresentativi. La Gilda di Reggio Calabria, rappresentata dal professor Giuseppe Magnati, è stata invitata a Strasburgo per discutere sulla riforma della scuola italiana. A Magnati, sentendosi onorato da tale invito, ha affermato che la riforma della scuola calpesta i principi democratici su cui si fonda la Costituzione e pertanto si cercherà di adottare comportamenti rivolti a salvaguardare un'idea di scuola fondata su partecipazione, collegialità e condivisione. A rendere insostenibile il lavoro degli insegnanti sono anche le classi pollaio, volute dal governo Tremonti-Gelmini nel 2008 e continuate con il governo Renzi. Nel frattempo è in ritardo l'aggiornamento delle graduatorie, che dovrebbe essere definitivo nel mese di novembre. Mancano ancora 50.000 prof. Evidentemente la scuola non è ancora guarita dalla supplentite. E se da un lato il TAR del Lazio impone di ripristinare le ore tagliate dal ministro Gelmini negli istituti tecnici e professionali, nominando un commissario per far rispettare la sentenza, dall'altro il MIUR nomina un commissario straordinario per gli istituti onnicomprensivi, dove manca un consiglio d'istituto, che provvederà ad individuare i 3 componenti previsti, docenti, genitore e studente. Anche se la legge 107 lo prevede, gli insegnanti non potranno accedere alla mobilità intercompartimentale. La mensa scolastica presenta grossi problemi, ad evidenziarlo l'associazione Save the Children, che afferma tale servizio manca in molte scuole, soprattutto al sud, sintomo di una crisi che si fa sentire e che non aiuta le famiglie più povere. Per questo a Brescia il Movimento 5 Stelle lancia la proposta accettata dall'ASL del pranzo a sacco, l'obiettivo tagliare gli sprechi.
Nonostante i numerosi appelli per continuare ad investire sull'edilizia scolastica, all'Istituto De Cecco di Pescara sono stati chiusi anche i laboratori di cucina. Non va meglio nemmeno a Benevento, dove le scuole sono state distrutte dalla recente alluvione, né a Salerno, dove all'Istituto Comprensivo Barra cadono calcinacci sui banchi. Per rivedere tutti i nostri servizi basta andare sul nostro sito gildatv.it. Da Irene Anastasi è tutto, arrivederci alle prossime news.